Manu Ercoli, imprenditore, commendatore, ordine al merito della Repubblica Italiana. Siamo qui questa sera, una grande serata dedicata ai dipendenti di Eurosuole e Golden Plus. Cosa può dirci a riguardo? È una cena sociale che noi facevamo per 25 anni, abbiamo sempre fatta all'Orso di Civitanova, al ristorante che era a metà strada tra Civitanova e Potenza Picena. Poi per Covid 2 anni abbiamo sospeso perché non era più consigliabile fare queste cene. Quest'anno è successo, adesso che l'Orso ha chiuso i battenti, purtroppo con molto dispiacere perché persone che conosciamo molto bene. E allora abbiamo pensato, avendo ristrutturato questo antico casale Bonaparte, come lo chiamo io, e abbiamo pensato di farla d'estate all'aperto. Speriamo che il tempo questa sera ci mantenga buona, come pare per adesso, e ci godiamo questa serata insieme ai nostri dipendenti di tutte e due le aziende. Adesso farò un intervento per fare un punto sulla situazione socio-economico-finanziaria sia delle nostre aziende, sia italiana che contesto europeo. La sua storia, la sua attività, il suo impegno è in qualche modo esemplare. Qual è la sua ricetta per rilanciare il mondo del lavoro nella provincia e in tutta la regione Marche? Guardi, ieri pensavo a questa cosa, perché tante volte uno pensa alla storia delle aziende, no? La Eurosuole è iniziata 46 anni fa e Golden Blast 28, mi pare. Sempre guidata dalla stessa persona. Io penso che una longevità del genere, con aziende che hanno avuto sempre un comportamento ineccepibile, sia con i dipendenti, sia con gli esterni, con i fornitori, con i clienti, con i rapporti con gli enti istituzionali, con tutti. Non so neanche se esiste nelle Marche un'altra storia del genere. Però posso compendiare in questa cosa, in questa maniera. Quando un imprenditore arriva magari a una certa età, va a finire che l'azienda va più al servizio del suo fondatore, diciamo, perché ha bisogno magari di mettere a parte qualcosa, l'azienda viene magari spolpata delle ultime magari risorse e l'azienda va in soccorso del suo fondatore, del suo titolare. Qui è stato fatto il rovescio, è il titolare che è andato invece sempre in soccorso dell'azienda. E oggi noi ci troviamo con due aziende fortemente capitalizzate, aziende che lavorano e guadagnano, e il sottoscritto ha fatto sempre l'amministratore, ma ho fatto sempre il rovescio di quello che sono abituato a fare di altre parti. Quindi, secondo la sua visione, quali effetti avrà l'attuale crisi di governo per il prossimo autunno? Questo è un grosso enigma, non è facile. Io, più che la crisi di governo, quello che mi preoccupa di più la guerra là in Ucraina, perché lì mi pare che è scoppiata questa guerra e le persone sensate del mondo, per dire sensate, quelle che sono a comando dell'America, della Cina, dell'Europa, non mi pare che finora si sono prestati o hanno capito bene quello che c'è da fare. Uno fomenta la guerra là perché aiuta l'Ucraina dandogli le armi e farla fare perché le vende le armi gli americani, e l'Europa, le decisioni ci passano sempre sopra, e questo è un male per noi, purtroppo. Ci dobbiamo ribellare e prendere decisioni per conto nostro. Abbiamo fatto le sanzioni per la Russia, secondo me aveva attaccato la Russia nel momento in cui dipendiamo ancora per 25 miliardi di metri cubi di metano, è stato un errore enorme, inutile discutere. Adesso noi qui paghiamo bollette di 150.000 euro al mese di metano, 150.000 euro al mese di metano e 150 di energia elettrica, è una enormità. Però lavoriamo, se viene a mancare bisogna fermarsi, quello è il dramma.